Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della tastiera da gaming di Speedlink, la Partica, se non ho sbagliato la pronuncia dovrebbe essere questa. Comunque, allora, partiamo dalla parte frontale della confezione dove troviamo l'immagine del prodotto, ci viene specificato quale layout monta questa tastiera, che nel nostro caso è quello americano. Abbiamo questo didascalia che ci spiega che la tastiera può assumere fino a tre colorazioni diverse, rosso, blu e rosa. Rosa, qua è specificato come viola, ma in realtà è rosa quando usiamo la tastiera. Poi abbiamo un'altra didascalia che ci spiega il funzionamento del software e alcuni bollini che ci spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto e la compatibilità con tutti i sistemi Windows dall'XP in poi. Nella parte posteriore invece abbiamo nei vari elenchi ci spiegano le specifiche tecniche del prodotto, scritte in varie lingue, tra cui l'italiano. Un'altra didascalia ci spiega il funzionamento del software e altre caratteristiche sul prodotto stesso. Aprendo la confezione, cosa troviamo? Troviamo il bundle del prodotto, che è caratterizzato da un CD driver e da manualetto di installazione rapida. E togliendo quest'ultima protezione del cartone, troviamo la tastiera protetta all'interno di una busta in plastica. Allora, ecco qui la tastiera, come possiamo vedere è caratterizzata da un design molto aggressivo, è una colorazione full black, ad esclusione dei tasti macro, che presentano una colorazione grigia. Inoltre presenta una texture completamente gommata, molto bella al tatto, che assicura un ottimo grip sulla stessa. Presenta alcune strisce LED che si illumineranno quando la tastiera sarà in funzione. Inoltre è completamente retroilluminata e può assumere fino a tre colori diversi, selezionabili mediante il tasto FN, F1, F2 e F3. Inoltre, su questa fila troviamo i tasti multimediali, oltre a questi tasti personalizzabili. Questi sono sempre quelli multimediali, invece questi sono quello dei preferiti, della ricerca, delle mail, di internet e delle risorse del computer. Inoltre, una tastiera a membrana, quindi non è meccanica, ma comunque ha un buon anti-ghosting, che potete vedere comunque sulla nostra recensione scritta. Presente inoltre come particolarità quella di avere i tasti direzionali e WASD, che presentano un font diverso rispetto al resto della tastiera, dedicata al gaming, ma che comunque ha poca utilità secondo me. Per il resto abbiamo una tastiera che presenta il tastierino numerico ed inoltre sulla parte superiore presenta il logo Partica che si illuminerà quando la tastiera sarà in funzione, ma resterà sempre una colorazione blu. Quindi, se mettiamo colorazione rosso per la tastiera, questo rimarrà sempre blu o anche viola, che poi alla fine sarebbe un rosa. E nella parte posteriore abbiamo questa parte lucida con questo adesivo che riporta alcune caratteristiche della tastiera. Abbiamo quattro piedini in gomma per assicurare un'ottima aderenza e poi abbiamo questi piedini che regolabili che purtroppo non sono gommati, quindi se abbiamo una superficie scivolosa la tastiera tenderà a scivolare. Poi abbiamo il cavo della tastiera che è in treccia di tessuto tipico per tutti i prodotti Speedlink da gaming in colorazione rosso-nera e che presenta un connettore USB placcato in oro con il logo Speedlink sullo stesso. Quindi, allora, per questo video unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questa tastiera Speedlink che troverete sul nostro sito web www.istrimardo.com e dallo staff di Istrimardo un saluto e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!